Devo dire che i fatti di oggi non ci sorprendono per niente, perché sono la diretta continuazione di quanto era già emerso il 3 dicembre con lo scoppio dell'indagine Mafia Capitale. E pertanto ferma, irremovibile e coerente la nostra richiesta, che è la stessa che abbiamo già fatto il 3 dicembre 2014, vale a dire dimissioni immediate del sindaco Marino per evitare a Roma, ma anche a se stesso, la peggiore delle figuracce. In questa indagine c'è un fortissimo coinvolgimento del PD. Questa indagine non è ascrivibile, come tentano di nascondere, solo alla precedente giunta, la giunta Alemanno, comunque coinvolto e indagato. Oggi è stato arrestato l'ex presidente dell'Aula Coratti, tuttora consigliere, visto che Marino dice che ha detto oggi che in Consiglio Comunale ci sono persone per bene. È stato arrestato Ozimo, ex assessore al patrimonio, è stato arrestato Pedetti, fino a ieri presidente della Commissione Patrimonio, è stato arrestato Caprari. Soprattutto quello che noi rimproveriamo a questo gruppo dirigente del Partito Democratico è che li ricandidano, che li proteggono. Attualmente sembra sempre che le colpe siano di quelli di prima nel Partito Democratico, ma oggi c'è un gruppo dirigente per noi nel Partito Democratico pericoloso. Pericoloso per cosa? Per le casse dello Stato e per le tasse dei cittadini. Le emergenze in questo paese, come i campi Rom, come l'immigrazione, sono legate ad un disegno preciso, che è quello di fare affari. Il Partito Democratico ha smesso di mettere, semmai l'abbia fatto, di mettere al centro la persona nelle politiche pubbliche e ha messo al centro gli affari. Anche oggi siamo qui a Roma a un incontro sulla scuola pieno di docenti, insegnanti, famiglie, studenti e persone che sono interessate al futuro del nostro paese. Siamo qui, li abbiamo incontrati per fargli sapere quello che sta accadendo dentro il palazzo, per fare sapere la nostra battaglia, per chiedere appunto il ritiro di questo disegno di legge vergognoso che sta distruggendo e che distruggerà la scuola pubblica italiana. Le loro perplessità, i loro dubbi sono anche i nostri. Quindi noi continueremo a chiedere da dentro il palazzo il ritiro di questo disegno di legge, continueremo a chiedere il nostro avvolgimento salvaguardando soltanto le assunzioni che sono fatte nel modo in cui servono veramente al mondo della scuola. L'attacco alla scuola pubblica è evidente ormai. La scuola privata può esistere solamente in funzione della scuola pubblica e senza finanziamento pubblico. Quello che vogliamo chiedere ai nostri portavoce è ascoltare le proposte dei cittadini e portarle in Parlamento sotto forma di emendamenti e nella speranza che qualcuno possa appoggiarle e aprire gli occhi. Noi da dentro, i cittadini da fuori, non molliamo, la battaglia continua. In Senato adesso la situazione è critica, quindi non dobbiamo assolutamente mollare su nessun fronte. Con i cittadini sempre. Lei sta dicendo che le tasse sulla casa quest'anno aumenteranno? Sì, perché mancano 625 milioni rispetto alla legge di stabilità del governo Letta. Quindi è vero che Renzi è uscito con un suo spot dicendo io ho fermato me stesso, dicendo ai comuni di non aumentare l'aliquota, vero, però non aveva messo i soldi giusti nel fondo giusto per consentire queste detrazioni. E al di là di... Sì, è vero. Farà parte delle interlocuzioni che deve avere con i sindaci, però quella slide... No, scusi, è vero quello che dice... I 625 milioni che erano stati messi l'anno scorso come misura di supporto all'introduzione di detrazioni, in questo momento non sono stanziati in bilancio. Quindi significa che noi avremo un aumento delle tasse sulla casa di 625 milioni. Se non vengono stanziati, in parte potrebbero esserci da parte di alcuni comuni la rinuncia ad alcune detrazioni che avevano... Il Presidente del Consiglio ha detto che non aumenteranno le tasse. Ho capito, ma infatti ha anche detto che ci sarà un incontro a breve con l'ANCE e quant'altro, perché è una delle partite... Lui c'è il confronto all'americana, però se non c'è soldi non c'è soldi. Avete sentito cosa vi ha promesso il sottosegretario Zanetti? Che si sarebbero fatti degli incontri e si sarebbero trovati 625 milioni utili a concedere almeno le stesse detrazioni dell'anno scorso. Invece no, la TASI purtroppo sarà più pesante di 625 milioni per gli italiani più bisognosi. Purtroppo il primo acconto si pagherà il 16 giugno e non c'è ombra del decreto. Il programma di sostegno finanziario alla distribuzione di frutta, verdura e latte nelle scuole, approvato nel corso della seduta plenaria a Bruxelles, è un passo verso l'inversione di una statistica preoccupante, che vede la percentuale di minori obesi in continuo aumento in Europa.
al pari dei consumi di cibo spazzatura e della diffusione di regimi alimentari disequilibrati e dannosi per la salute. Quindi noi dobbiamo reagire assolutamente proponendo dei regimi alimentari più corretti. E dove lo dobbiamo fare? Lo dobbiamo fare nelle scuole, che è l'ambiente dove, come si suol dire, vengono formati gli adulti del domani. Una sana alimentazione significa anche una riduzione di quelle che sono le spese sanitarie. Abbiamo puntato molto l'attenzione sui prodotti freschi, lavorati, ma non trasformati, perché come qualcuno di noi ha già ricordato, i bambini devono capire da dove arriva il prodotto, non dallo scaffale del supermercato. Quest'aula sta approvando una norma che rappresenta una vera e propria rivoluzione all'interno del diritto italiano. Perché oggi i singoli cittadini che subiscono un torto non avranno bisogno di fare 50, 100, 1000 cause da soli per affrontare il colosso economico, ma faranno un'unica causa e saranno tutti insieme e uniranno le forze perché i loro diritti possano essere tutelati in una vera situazione di eguaglianza e parità rispetto ai colossi economici che in questo paese hanno fatto il bello e il cattivo tempo. Alla Camera è stata approvata all'unanimità la proposta di legge del Movimento 5 Stelle, e sottolineo solo del Movimento 5 Stelle, sulla class action. Cos'è la class action? La class action permetterà a tutti i cittadini che hanno subito soprusi, imbrogli da parte di multinazionali, di banche, di enti gestori di servizi pubblici e privati, di intraprendere battaglie legali, perché quei cittadini potranno unirsi e far valere i loro diritti. E a tutte le lobby che in questo momento stanno sguinzagliando personaggi in giro per cercare di ostacolare il buon esito di questa proposta, a tutti i gruppi di potere, a tutti i colossi concludo, economici, onorevole dico, Bonafede, giù le mani dalla class action, perché la class action appartiene da oggi a tutti i cittadini. Grazie. Dal primo giugno non si vede più la RAI in America del Nord, America del Sud e Canada. Questo perché la RAI non ha chiuso i contratti con i distributori di segnale d'oltreoceano, quindi quella che era una volta RAI International, RAI Italia, quella che portava avanti in Europa sia per gli italiani, i nostri connazionali all'estero, le informazioni, e sia che era la vetrina dell'Italia all'estero, è attualmente oscurata. Questo è gravissimo soprattutto perché in primis c'è ed obbligo nel contratto di servizio pubblico che la RAI svolga questa funzione, e tra l'altro il contratto di servizio pubblico che abbiamo votato trasversalmente all'unanimità in commissione di vigilanza RAI giace in un cassetto del MISE e del direttore Gubitosi. Noi dall'America, dai cittadini all'estero, prendevamo 5 milioni di dollari di canone che attualmente non si potrà chiedere, e soprattutto serviva per pagare i distributori del segnale RAI all'estero. Questa è una cosa inaudita alla luce soprattutto della riforma che stiamo facendo, Presidente. Il prossimo vertice G7 riveste un'importanza particolare perché si svolge nell'anno che l'Europa ha dedicato allo sviluppo. Sviluppo e sicurezza sono due facce della stessa medaglia. È importante che questo Parlamento invii un messaggio a coloro che rappresenteranno l'Unione Europea al prossimo vertice. Vorrei quindi che questo messaggio contenesse alcune forti indicazioni quali: la necessità di rafforzare il dialogo con i nostri partner africani. Ciò impatterebbe su molte cose, dal controllo sullo sfruttamento dei migranti al controllo sostanziale sulle sperimentazioni mediche. Spesso multinazionali farmaceutiche sperimentano i loro farmaci in paesi in via di sviluppo dove questo genere di attività è più facile e vi sono meno controlli. Noi dobbiamo evitare che il profitto e la ricerca di utili vengano prima del rispetto della persona, compresa la sua salute. A me non interessava sapere che avete fatto 8 incontri. A me non interessava sapere che il governo ha dichiarato ultimamente che questo piano della Whirlpool è inqualificabile. Perché prima di inqualificabile, io mi ricordo la parola fantastica di Renzi. Allora qua dobbiamo renderci conto, noi volevamo sapere perché il governo Renzi non ha preso le dovute cautele quando ha firmato l'accordo con la Indesit. Voglio sapere, vogliamo sapere, gli operai vogliono sapere quali sono le azioni per rimediare a questo grandissimo errore. Questi non sono numeri, sono delle persone che domani non avranno il piatto da mettere a tavola alle loro famiglie. Significa migliorarne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità.
Ricordiamo ad esempio che negli ultimi anni è stato perso il 20% del traffico container. Tutti gli operatori, quindi non solo gli spedizionieri, spedizioni doganali,